540 giorni da oggi per riqualificare due palazzine di edilizia popolare in uno dei quartieri più antichi di Pescara, Borgo Marino Sud. È il primo a partire dai 5 progetti con cui l'ATER pescarese ha ottenuto il riconoscimento della Biennale di Venezia per interventi del valore complessivo di 18.600.000 euro. Finanziamenti intercettati da Regione Abruzzo nell'ambito dei fondi PNRR. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha dichiarato l'obiettivo politico e sociale dell'iniziativa. Non dobbiamo avere più periferie, ha detto, e garantire a tutti, a prescindere dal reddito, una migliore qualità della vita, a cominciare dal vivere in una casa bella, sicura e accessibile. Questa mattina, nella piazza Luigi Rizzo, a pochi passi dalla Marina Pescarese, è stato presentato il piano dei lavori alla presenza del presidente ATER Mario Giuseppe Lattanzio e dei rappresentanti del comune. La riqualificazione è stata affidata alla società abruzzese Tenaglia SRL per un importo complessivo di 5.195.000 euro. Il progetto prevede il miglioramento sismico, la riqualificazione energetica e un nuovo livello di accessibilità e comunicazione sociale tra gli alloggi. Saranno interessate una cinquantina di abitazioni. Questi progetti sono stati fatti in maniera molto bella, perché? Perché sono stati premiati anche dalla Biennale di Venezia, sezione architettura, e sono esposti dal 18 maggio fino a novembre al Palazzo Mora di Venezia, dove stanno raggiungendo dei risultati per noi non sperati, perché vengono visitate queste cose da giapponesi, cinesi, europei, americani, italiani, tutti del settore. Per noi, ma la Regione Abruzzo è un vanto, perché la Regione Abruzzo ha sponsorizzato anche questo evento lì a Venezia, e siamo contenti perché l'Abruzzo esce da fuori i confini dell'Italia su una materia che non è tanto valutata in Italia, che è quella dell'edilizia residenziale pubblica.